Se non mi sbaglio, vi avevo accennato di una galassia simile a Messer 58. Beh, eccola. Messer 61, dall'ultima foto che hanno fatto al telescopio, assomigliava tanto alla nostra 58. Beh, oggi andremo a vedere anche un'immagine presa dal mio telescopio, che risulterebbe più o meno impossibile perché, giustamente, beh, ha una caratteristica interessante, una storia veramente fantastica, e le osservazioni sono. Beh, non spoilerò niente, e prima lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e seguite questa serie fantastica, che ho visto che Messer 58 ha fatto successo, più o meno, vale. Però vi ringrazio molto all'aiuto che state dando a questa serie. Beh, continuiamo. Mi spiace interrompere questa musica fighissima, per sbaglio ho aperto Windows e per sbaglio ho fatto casino e meno male, vedete nero? No, perfetto. Ok, vuol dire che non è crashato il computer. Ok, ora vi mostrerò un'immagine. Per lo più due immagini. A mia sinistra c'è Messier 61 dalla foto recente, che ho detto che assomiglia a Messier 58, non per le caratteristiche, ma per la sua forma e impatto. Quella accanto alla mia destra, dove uso e tocco il mouse, anche adesso, è dal mio telescopio. Con un filtro da telefono, perché tutte ste stelle non c'erano finché Alessandro Mulè non ha deciso che doveva alzare un po' la luminosità perché voleva che si vedessero le stelle, o se no. Sto parlando di me in terza persona, comunque, per chi non l'abbia capito. Beh, lei è la Messier 61, scoperta da Barnaba Oriani. Però è il catalogo Messier, come fa anche essere sua? Beh, l'andremo a vedere, anche perché ha una storia interessante, no spoiler. Tutti i suoi nomi di Messier 61 sono NGC 4303 e UGC 07420, PGC 040001, MGC più 01 meno 32 meno 022, USGC U 490, LED 310, MRC 1219 più 047. È geniale. Beh, Messier 61 è povera di stelle brillanti. Infatti, io per aver messo la luminosità dal mio telefono, in che senso? Non luminosità dello schermo, come filtro che ho nel mio telefono, mi ha fatto notare tutte le stelle che c'era. Per chi non l'avesse ancora notato, ecco un'immagine ancora più ingrandita e dove ho osservato la galassia. Cioè, praticamente io vedendo solo queste braccia sconfusionate, ho fatto la foto, ho messo usato un po' di luminosità, non nello schermo, ma con filtro per telefono. Ho notato le stelle e la galassia. Madonna che genio. Questa galassia non è spirale barrata, è manco spirale. È tra le entrambe. Spirale intermedia. Capito? Un miscuglio. Comunque, le stelle che ha soffisse si possono anche disporre in carta celeste. È quello che vorrei fare io un giorno. Comunque, si può essere visibile anche con questa, un binocolo 10x50, ma non solo, 11x80 se la volete vedere meglio. Perché? Perché è anche questa, come 10x50, è facile osservabile, più o meno, ma è anche lontana e difficile. Non c'è niente di facile in realtà. Beh, si sente in un diametro di 5, con un nucleo piccolo e luminoso al centro, quella violastra, sì. Beh, ad osservazione approfondita, infatti, potete vedere qui il nucleo violastro, nella foto più recente si vede, nell'altro, beh, è molto luminoso, più o meno, dipende come lo osservate, sempre questo. E la sua forma è perfettamente circolare, allungata leggermente in senso nord-ovest e sud-ovest. No, spirale, veramente, ci volete fare. Anche con macchie chiaroscuri nell'alone che lo rendono irregolare, ma non lo è una galassia irregolare. Proprio un buco nero, infatti, è il buco nero, certo. Messier 61 può essere osservato con facilità da entrambi gli emisferi terrestri, può essere osservato ovunque. E mentre l'emisfero australe è apparentemente più basso, ad eccezione dell'area approssimativa nell'equatore. Anche questa come Virgo, questa magnifica costellazione ricca di tutto quello che ci serve, tranne le nebulose, ha solo un ammasso globulare, il resto è galassie. Beh, è osservabile tra marzo e luglio.
Charles, ora arriviamo alla sua fantastica storia. Allora, se l'ha scoperto un altro, perché già è classificata nella categoria Messier? Adesso qui sorgono i dubbi, penso. Se uno o l'altra, vi dovete decidere. E invece è così. Charles Messier descrisse questa galassia come una nebulosa debolissima e difficile da distinguere inizialmente. Quindi, come dire, il primo fu intenzionalmente Messier. Però sbagliò. Considerando la cometa, la classificò come cometa. È già il primo errore fatto. Nel 1769 si rese poi conto di un errore, inserendola poi nel catalogo di oggetti non stellari. Vabbè, può capitare a tutti un errore banale, più o meno. Perché se l'avevano lasciata come cometa, nessuno la cagava sta galassia. La storia interessante è che, indipendentemente, la scoperta prima appartenava Oriani, però è sempre l'ha messo a che Messier l'ha messo nel catalogo Messier. Barbaroniani di Milano, che l'aveva descritta come una nube di aspetto simile a una cometa, proprio mentre cercava come Messier di osservare la cometa di quell'anno. Quindi hanno fatto una sorta di confusione. Invece William, nostro carissimo William Herschel, che la osservò con un telescopio molto più potente di quello di Messier, questo oggetto era molto brillante. Altri seguirono nell'osservazione come Lord Rosse e l'ammiraglio Smith. Beh, le sue caratteristiche sono più o meno ovvie, ma anche delle caratteristiche bestiali. Purtroppo, ragazzi, mi tocca dirlo, Messier 61 si trova a 60 milioni di anni luce. E il suo diametro è di 100.000 anni luce e sarebbe come? Simile alla nostra Via Lattea. Mannaggia, questa anche ci ha superato. Praticamente Messier 58 e 61 e la Via Lattea però sono in una stessa linea più o meno. Beh, la sua massa è però stimata da 50 miliardi di masse solari e già qui le cose si iniziano a fare male. Beh, però non supera Messier 58. Le masse solari almeno hanno una magnitudine assoluta, quindi la sua magnitudine è apparente a 9,7, però sarebbe pari a meno 21,2. O 1 o 2, se sembra la sua magnitudine è. Allora, il suo. Aspetto, ho sbagliato immagine, che stupidino che sono. Il suo moto proprio della galassia tende a farla allontanare da noi con velocità di 1464. Non voglio dire chilometri. Non so. Me lo scordo. Chilometri orari. Oh, ci sono arrivato. Come un chilometro. Aspetta, no, che cazzo dico? Vabbè. Sì. Vabbè. Chilometri orari. Poi se dico male, scrivetemelo nei commenti se ho detto male. Comunque, e similmente anche questa fa parte della massa della Vergine. Della nostra costellazione Virgo, o Vergine, come la volete chiamare. Beh, ora vi spiego perché sta galassia sta in braccia. E perché è simile a Messier 58? Messier 58 è stata, come dire, caratterizzata le sue braccia da due supernove diverse, tipo la e tipo B. Questa è caratterizzata non una, non due come Messier 58, ma 8 supernove! Questo è un esplosivo continuo. Beh, la prima supernova è anche famosissima perché fu una delle prime supernove riuscibili e osservabili. SN 1926A è stata una supernova osservata nel 1926, situata nella massa della Vergine. Ed è stata la prima supernova in questa classe. Anche le prime a essere osservate. Poi un'altra è 1961, un'altra è 1964, un'altra è 1999, un'altra è 2006, un'altra è 2008, un'altra è 2014, un'altra è il 2020. Anche 2020, l'anno scorso. Siamo al 2021, questo video è stato registrato nel 2021, non è una live. Però. Beh, cosa vi posso dire? Io sono riuscito a osservarla con fatica, sta ragazza. Guardate che
difficile notarlo. Però. E qui si conclude il viaggio. Mettiamola anche avanti della Via Lattea. La Via Lattea però è ancora più o meno ultima, o pari come se fosse. Vabbè, nessuno è pari, perché le galassie fossero pari sarebbero uguali. No, la Via Lattea è l'ultima. F per la Via Lattea. Vedremo in futuro se avrà qualche vantaggio nella nostra disposizione che stiamo creando. Beh, riattivando la musica per dov'era. Guardate che bella. Ve l'ho messo il link nella descrizione del primo video dove parlavo nella costellazione della Virgo. E qui si conclude il nostro video. Non faccio neanche un outro trash, infatti smetto subito. Anche se la canzone è molto bella, mi piace un botto. E io vi dico, ciao Astro Gamers!